Ciao a tutti, come sempre mi presento, sono Roberto Martini ed oggi voglio recensire l'Amazfit Verge. Premetto subito che sono veramente rimasto colpito da questo piccolo orologio. Ve lo dico in tutta onestà, non pensavo di trovare una qualità così elevata ad un costo così basso. Ecco perché il titolo di questo video è il miglior orologio GPS economico. Però prima di tutto, come sempre, faccio una piccola premessa. Allora, innanzitutto non vengo pagato in nessun modo per fare questa recensione. Tutto quanto quello che dirò è soltanto frutto della mia esperienza nell'utilizzo di questo bellissimo orologio e in particolare andrò ad affrontare l'uso dell'orologio sotto l'aspetto del GPS e della corsa come sport. Quindi non l'ho usato in palestra, non l'ho usato in altri sport e cose del genere, soltanto nella corsa. Seconda cosa che voglio da subito già chiarire è perché ho comprato questo orologio, perché ho voluto recensire questo orologio. Adesso comunque ho fatto recensioni di Suunto, Polar, Garmin, i soliti classici orologi sportivi. Però come fascia di prezzo siamo un po' più alti rispetto a questo piccolo orologetto. Io invece cercavo un qualcosa di economico, che fosse comunque alla portata di tutti, che fosse alla portata magari di un principiante che non ha voglia di spendere 200-300 euro per un orologio. E quindi cercavo un orologio economico e di buona qualità. Quindi sono stato, lo dico in tutta onestà, forse un paio di settimane leggendo recensioni e valutando quale orologio prendere. E alla fine ho puntato su questo. Le recensioni su Amazon comunque sono in linea generale molto buone. E in più, sotto alcuni miei video, qualcuno di voi mi aveva già commentato dell'esistenza di questo orologio e mi aveva detto: guarda che c'è questo orologio che è economico, funziona bene, guarda che mi sono trovato benissimo. Quindi qualcuno di voi mi aveva già avvisato, e quindi anzi sfrutto l'occasione per dirvi: se trovate qualche prodotto di buona qualità, qualsiasi cosa, voi scrivetemi, fatemelo sapere, perché alla fine non conosco tutto il mondo e presto molta attenzione a quello che voi mi scrivete e ai vostri commenti. Ok, quindi passo subito ad elencarvi tutte le cose che mi sono piaciute dell'Amazfit Verge. Punto numero 1. Wow, batteria. Allora, ragazzi, testato in confronto con il Fenix 5X+. Sono partito al 100% della batteria con uno e al 100% della batteria con l'altro. Mi sono fatto 4 ore di allenamento consecutive. A fine sessione, il Fenix era all'88% della batteria e il Verge stava all'86%. Wow. Quindi, prima cosa che mi è piaciuta tantissimo è la durata della batteria, molto simile al Fenix, dipende comunque dall'illuminazione dello schermo, però posso dire in tutta onestà che è veramente buona. Secondo aspetto, lo schermo è molto carino, ve lo farò vedere poi nel dettaglio dopo, però sinceramente veramente fatto bene. Dopo, quando vi elencherò le cose che non mi sono piaciute, vi dirò anche che cosa non mi è piaciuto dello schermo, perché non è perfetto, però è molto bello. Terzo aspetto, che secondo me è un altro degli aspetti fondamentali, precisione del GPS. Sempre paragonato con il Fenix 5X+, che secondo me comunque, tra virgolette, è un punto di riferimento, perché è un orologio che costa 500, 600, 700 euro, paragonato con il Fenix, comunque la velocità istantanea era simile, molto paragonabile, anzi in alcuni casi era più precisa su questo che sul Fenix, e la precisione del GPS era veramente buona. Quindi arrivavo a fine allenamento con 10 km.08 con uno e 10 km.06 con l'altro, e comunque la traccia era molto simile, molto dritta, senza grossi problemi. Quindi altro punto a favore, precisione del GPS. Quarto aspetto che mi è piaciuto: campi dati molto dettagliati durante l'allenamento. Ve lo farò vedere dopo nello specifico, quando vi faccio vedere l'orologio nel dettaglio in uso, e posso dirvi che le schermate che abbiamo durante l'attività, durante l'allenamento, durante la corsa sono molto complete. E io su questo sono abbastanza esigente, quindi in tutta onestà devo avere sotto controllo parecchi dati durante l'attività, in particolare quando faccio uscite trail, dove devo tenere sotto controllo più dati nello stesso momento. Quinta cosa che mi è piaciuta: l'applicazione è essenziale, diciamo che non è approfondita come quella della Garmin, però ci sta, ma l'app è buona, è essenziale, funziona bene, c'è tutto quello che serve. Quindi l'applicazione, altro punto a favore. Sesto punto a favore per questo piccolo orologetto: si può personalizzare parecchio.
quindi possiamo cambiare le schermate e possiamo anche cambiare le schermate dati durante l'attività. Ci sono tante cose che si possono cambiare e tutto attraverso l'applicazione. Diciamo che come personalizzazione dall'orologio c'è poco rispetto magari al Garmin, che si personalizza direttamente dall'orologio. In questo caso si fa tutto quanto principalmente dall'applicazione. Settimo ed ultimo punto a favore, come già detto precedentemente, il prezzo. Ragazzi, a 126 euro nel momento in cui sto registrando questo video, nel momento in cui sto facendo questa recensione su Amazon, non c'è niente di meglio. Pensate che il Garmin Forerunner 35, che non ha nemmeno lo schermo a colori, sta a 115 euro in questo momento. Quindi per 10 euro io sinceramente prenderei questo. Logicamente il Garmin ha tutte le garanzie che può offrire la Garmin, quindi sotto certi aspetti è pur sempre un Garmin e ha l'affidabilità del Garmin, quindi questo è un altro aspetto magari da valutare. Bene, queste erano tutte quante le cose che mi piacciono di questo orologio. Come sempre poi ragazzi, se volete dargli un'occhiata, trovate il link Amazon sotto nella descrizione del video. Se acquistate attraverso il mio link io ci guadagno qualche centesimo, nulla di più, serve soltanto a supportare il canale e a permettermi di fare altri video come questo. Bene, adesso passiamo alle cose che non mi sono piaciute, perché sì, ok, è un ottimo orologio economico, ma non è perfetto. Ho trovato alcuni difetti che comunque dovete valutare al momento dell'acquisto. Prima cosa fra tutte, non è impermeabile al 100%, quindi è resistente agli schizzi. Se lo immergiamo in acqua tipo fino a un metro è tutto ok, ma non possiamo usarlo per esempio in piscina, è sconsigliato l'uso sotto la doccia. E tutto questo l'ho scoperto tramite il gruppo su Facebook, dove qualcuno si era lamentato che non gli funzionava più l'orologio e gli hanno detto guarda che comunque non è impermeabile e Amazfit sconsiglia di utilizzarlo sotto la doccia. Quindi da quel momento in poi ho iniziato a toglierlo per farmi la doccia. Il problema è che il 90% delle volte me lo dimenticavo, perché non sono abituato a togliermi l'orologio, e quindi ogni volta stavo sotto la doccia e oddio sto con l'orologio, e esci fuori, levalo, posalo. Una rottura di scatola in tutta onestà. Quindi grande pecca, non è impermeabile al 100%. Seconda cosa che non mi è piaciuta per niente: non arrivano le chiamate. È stato fatto l'aggiornamento, quindi tutti quelli che mi diranno ma lei è aggiornato, è provato, sì, è stato aggiornato al 100%. Le chiamate ogni tanto arrivano, ogni tanto no. Il 99% delle volte le chiamate non arrivano, quindi probabilmente è una cosa che sistemeranno nei prossimi aggiornamenti, perché comunque arrivano spesso degli aggiornamenti, e quindi sono sicuro che a breve magari verrà migliorata questa cosa. Però al momento in cui sto registrando questo video le chiamate non arrivano, quindi SMS, WhatsApp, tutto quanto arriva al 100%, ma non arrivano le chiamate. E questa è una grande pecca. Terza cosa che non mi è piaciuta, come sempre, come in tutti gli orologi, la frequenza cardiaca al polso non funziona, quindi vabbè, lo sappiamo. Non funziona in nessun orologio, appunto. Quarto punto a sfavore: lo schermo. Sì, è bello, ma non balla. Nel senso che, ok, è molto bello, ma in alcuni momenti non funziona. Allora, l'illuminazione, quella con la regolazione automatica, per esempio, sotto il sole ho avuto problemi, quindi ho dovuto mettere quella manuale al massimo perché non funzionava benissimo. Quindi in alcuni momenti rimaneva con lo schermo, diciamo, poco illuminato e non riuscivo a leggere i dati durante l'attività. Con la regolazione dell'illuminazione automatica, questo. Invece con la regolazione manuale non ho avuto problemi. E in più il touchscreen in alcuni casi è scomodo, con le mani bagnate, con il sudore, magari mentre stiamo facendo trail, non è proprio comodo. Avrei preferito avere dei tasti. Quindi ok, lo schermo è bello ma non è perfetto, e in più non c'è l'always on, quindi ogni volta devo ruotare il polso per farlo accendere, e come cosa non mi fa impazzire. Io preferisco più la praticità del guardare e dell'avere l'orologio sempre acceso. Quinta cosa che non mi è piaciuta, ed è un piccolo dettaglio, ma io sono abbastanza pignolo su alcune cose: non c'è il tasto lap ed io sono molto abituato ad utilizzarlo, quindi quando sto facendo delle ripetute, degli intervalli, un qualcosa, non c'è il tasto lap manuale, mentre invece, piccola parentesi, si possono inserire comunque gli allenamenti dall'applicazione, quindi possiamo comunque prestabilire il nostro allenamento, fare un chilometro veloce, 500 recupero e caricarlo sull'orologio. Quindi si possono fare ripetute, interval training e cose del genere, ma non c'è il tasto lap manuale. Ok ragazzi, queste erano le cose che mi sono piaciute dell'orologio e quelle che non mi sono piaciute. Adesso andiamolo a vedere nel dettaglio, vi faccio vedere le varie schermate e vi faccio vedere com'è l'orologio. Andiamo! Allora ragazzi, ecco l'orologio nel dettaglio. Se scorriamo verso l'alto, qui abbiamo un menu rapido dove ci sono varie impostazioni, per esempio modalità notturna, modalità aereo, silenzioso, illuminazione, impostazioni. Quindi questo è un menu rapido.
Poi torniamo nella schermata principale dove c'è l'ora, molto carina comunque, lo schermo è molto carino, funziona bene. Andiamo su e qui invece abbiamo sia il controllo musica e sia per esempio le notifiche. Qui ci sono tutte quante le mie notifiche, non ve le faccio leggere. E invece andando verso di qua andiamo per esempio nella zona dell'allenamento. Corsa domestica sarebbe su Tapirulan, ciclismo, camminata, corsa, e qui ci sono tutte quante le varie attività. E poi se continuiamo a scorrere, qui ci sono le attività fatte, entriamo, qui ci sono tutte quante le attività, c'è tutto quanto lo storico delle mie attività, e andiamo per esempio a vedere una mia attività recente, vedete i dati sono tantissimi, dice veramente tutto quanto, e guardate la qualità dello schermo comunque come è fatto bene. Frequenza cardiaca, passo, cadenza, c'è tutto quanto, altimetria e addirittura distribuzione della pendenza, che è un dato veramente che a me piace tantissimo. Se continuiamo a scorrere, qui c'è la traccia GPS, e se continuiamo a scorrere qui abbiamo altre opzioni come esporta e cancella misurazione, cancella attività probabilmente. Torniamo qui, riusciamo. Quindi queste sono tutte quante le mie attività. E se scorriamo da questa parte invece c'è il menu generale dove possiamo controllare tutto quanto, come per esempio possiamo andare a vedere il sonno, possiamo andare a vedere il telefono, possiamo controllare la musica perché si può caricare anche la musica su questo orologio, c'è la sveglia, timer, tantissime cose. Andiamo a vedere per esempio il sonno, e questo è il sonno di questa notte. Torniamo indietro, vi faccio vedere durante l'attività corsa. Adesso logicamente il GPS all'interno non prende. Iniziamo la nostra attività e questa è la schermata principale. Vedete che i dati sono tantissimi, addirittura 1, 2, 3, 4, 5 schermate contemporanee con la distanza, il passo. Lo schermo logicamente si spenge, si sblocca con il tasto laterale che abbiamo qui, e queste sono le varie schermate che abbiamo. Questa è la schermata con il passo, questa è la schermata addirittura con la traccia GPS, ed è veramente fatto bene, uno schermo carino e con tutti i dati che ci servono per l'attività. In questo caso noi andiamo a eliminare l'attività perché non ci interessa. Perfetto. E queste sono tutte quante le attività che abbiamo. Ok? Torniamo indietro. Finito. Torniamo di là per le conclusioni. Andiamo. Bene ragazzi, questo era l'orologio nel dettaglio, adesso passiamo alle conclusioni e fondamentalmente c'è poco da dire. È un orologio che ha tutto l'essenziale, ha tutto quello che serve per tenere traccia dei nostri allenamenti e per farlo anche in modo abbastanza preciso, perché funziona benissimo, la batteria funziona, il GPS funziona bene, è un orologio affidabile, non ha avuto grossi problemi. Certo, ha alcuni difetti, non è perfetto, per esempio la cosa che non arrivano le chiamate è abbastanza grave, ma per questo prezzo, secondo me, è un orologio veramente buono. È il miglior orologio che ho provato fino adesso in questa fascia di prezzo e non mi aspettavo un orologio così buono. E lo consiglio a tutti i principianti, per esempio, oppure lo consiglio anche ad un runner medio che si allena regolarmente, che vuole una buona durata della batteria, che vuole un orologio che funzioni bene, e ci sta. Lo consiglio abbastanza a tutti fondamentalmente, tranne per chi ha esigenze particolari. Come già detto, link Amazon sotto nella descrizione del video se volete dargli un'occhiata. Bene ragazzi, se avete trovato utile questo video mettete un bel mi piace qua sotto, vi invito a seguirmi su Instagram se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto come sempre ragazzi andate a correre, buone corse a tutti, ciao!